Nel 1618, quando l'arte dei muratori, l'antica corporazione che ancora oggi a Gubbio sopravvive nell'omonima università, guidata da Fabio Mariani, acquistò l'immobile detto Della Lupa nel quartiere di Sant'Andrea per realizzarvi la chiesa dedicata a San Francesco della Pace, a rivelarlo lo storico e ricercatore Fabrizio Cece, che ha concluso sabato la prima giornata celebrativa legata alla ricorrenza del quarto centenario della costruzione dell'insediamento nella chiesa di San Francesco della Pace dell'Università dei Muratori e Scalpellini e Arti con Generi. Intitolata Innocenzo Migliarini. Ed era gremita la chiesetta, comunemente detta dei muratori, per la Santa Messa, officiata dal vescovo Paolucci Bedini, per l'annullo postale messo proprio nell'occasione e per la cerimonia che ne è seguita con i saluti istituzionali del sindaco di Gubbio Stirati e del consigliere regionale Smacchi. Ad aprire gli interventi a fare gli onori di casa il presidente del sodalizio Fabio Mariani, che ha parlato della chiesa come un luogo essenziale nella ritualità della festa dei ceri, dove sono custodite anche le statuine dei santi, ma soprattutto di uno crigno di spiritualità e tradizione che da anni il Sodalizio punta a valorizzare a beneficio di Eugubini e forestieri. Il significato è sicuramente andare a celebrare un pochino un percorso dei secoli veramente che... È... I muratori in, da sempre diciamo, hanno fatto legandoci, legando anche la loro operosità alla festa dei ceri, ma anche al culto, come abbiamo sentito, eh, di San Francesco. No? E io credo che è un, un anello importante di congiunzione perché la, questa chiesetta nella città è. È un punto, un punto centrale, soprattutto perché è legata alla festa dei ceri e proprio perché eh, raccoglie magari dentro delle le spoglie forse più eh, identificative della nostra storia, no? dalla, dalla la, la pietra dove è stato fatto l'ammansimento del lupo, come dice la leggenda portata dalla, dalla Vittorina alle statue dei Santi e però non per ultimo il coperchio del sarcofago della la tomba del lupo che è stata trovata qui vicino fino all'Ottocento. Io penso che siano veramente dei momenti importanti, che vanno, la memoria va conservata, va perseverata e è giusto che venga celebrata nella giusta misura. Che Ecco, il ruolo oggi dell'Università dei Muratori dopo 400 anni ma dopo una storia tanto più lunga e come ha detto Fabrizio Cece, tanto importante che va al di là della festa dei Cieli eh, Fabrizio Cece ha già parlato del documento del 1327, come pare, 26. Eh, parliamo chiaramente di un mondo che si è trasformato anche chiaramente in maniera sostanziale. Però io penso che la sostanza è rimasta ed è quella che di essere veramente non i proprietari di certe cose ma i custodi. I custodi vuol dire difenderli magari anche nei momenti di difficoltà, proteggere una linea che, sia, che abbia un futuro, come ha detto il vescovo, perché se non dai un futuro, una linea che sia importante con delle basi solide, poi è difficile che no, riesca a perpetrarsi nei nei secoli e questo è da parte mia credo che è forse uno dei valori più importanti perché averla, essere usciti a essere sempre no, sul piede, eh, sul posto, sul pezzo come diciamo eh, nei, nei secoli con le, i travagli che sono stati chiaramente storici, politici è una nota di merito credo importante per chi ci ha preceduto sotto questo punto di vista. Anche il sindaco Stirati e il consigliere Smacchi hanno evidenziato il ruolo imprescindibile dell'Università dei Muratori per la comunità ugubina e la volontà di lavorare per garantire un futuro a queste attività. Tra gli interventi di maggiore interesse è quello di padre Luigi Marioli, frate minore conventuale, che ha sviscerato il profondo legame tra il luogo di culto della Chiesa e la figura del poverello che con l'ammanzimento del lupo descrive una pagina metaforica universale per la cristianità. Lei è una corda e ha dimostrato, mostrando questa corda, cosa è accaduto tra San Francesco e il lupo. Che il lupo non si è convertito perché i lupi non si convertono, non hanno bisogno di conversione. L'uomo che dentro sente di essere lupo sì. Si tratta di un addomesticamento, ma non come uno che addomestica un animale, che rende quell'animale e tutte le altre creature non estranei dal, dal mondo degli uomini. E poi veramente è una metafora, no? che con la dialogia San Francesco è stato il santo più esperto in dialogia, perché oltre al lupo di gumbio ma le fonti primitive parlano in continuazione del rapporto di San Francesco con la natura e con gli animali. Per esempio, avevano pescato un luccio nel lago di Piediluco, San Francesco l'ha ha ribottato in acqua. Allora non è che San Francesco cattura con un laccio o meglio, con la corda, Dante la chiama capestro, ma mica è un titolo onorifico, il capestro era il laccio degli impiccati. E con la corda non è che ha tirato a sé il lupo, siccome l'altro pezzo di corda era legato ai lombi di San Francesco, il lupo ha tirato dalla sua parte. Beh, una metafora più bella di questa. E io eh, titolerei San Francesco dottore della Chiesa. Sono pochi i dottori della Chiesa. Un grande dottore della Chiesa, il primo eh, frate diventato santo, Sant'Antonio di Padova, neppure un anno a distanza della sua morte. Dottore evangelico, ma anche San Francesco, dottore in che? Nella comunione ecclesiale. Faceva comunione. Quest'uomo... Brutto, alto, 1,40 oh, metro e quaranta, un omicciator. E difatti, questa parola omunculus <ride> ritorna nella prima vita di Tommaso da Cilano: però aveva la capacità di ascolto e di dialogo con tutti. Con lui non c'è più l'homo, omini lupus, ma l'omomini, oh, oh, Sì, Sì, era fatto con semplicità. Perché una delle virtù caratteristiche di San Francesco è la semplicità. Vedi, questo è complicato, complica, questo è senza plica, è la stessa stoffa, ma io so che questa è una manica, questo non so che cos'è. La semplicità di San Francesco è veramente miracolosa. Sulla genesi storica della chiesetta di San Francesco della Pace, detta dei muratori, si è soffermato Fabrizio Cece, ricercatore d'archivio e studioso locale, risalendo a quei fatti che caratterizzarono il periodo tra maggio e giugno del 1618. L'Università dei Muratori esiste da secoli, dal 1326 sicuramente, e quindi va conosciuta anche sotto altri aspetti, aspetti produttivi, associativi, storici, artistici, architettonici, quindi un, un, un oceano da, da scoprire. 1618 perché appunto in quell'anno, 400 anni fa, l'arte dei maestri delle pietre acquistò un fabbricato, un piccolo fabbricato, ottenne dall'amministrazione comunale un, diciamo, una porzione di superficie di suolo pubblico e poté iniziare la costruzione della propria chiesa che venne dedicata a San Francesco della Pace e qui si apre un altro mondo perché San Francesco, la Pace, il Patto di Pace, il Lupo, eccetera, eccetera. Ricordiamo una curiosità che questo sito già si chiamava della Lupa. Esatto, nel 1618 già la casa era detta Casa della Lupa, ma i rimandi sono molto più antichi, addirittura alla prima metà del 300 quando una delle contrade del quartiere di Sant'Andrea era appunto detta mors lupi, cioè della morte del lupo. Quindi tradizioni, storia, un connubio alle volte difficile e conflittuale, ma che va affrontato. Un'ultima battuta, il tuo auspicio finale è stato, c'è tanta storia ancora da scoprire anche per le altre università di arti e mestieri che hanno tanto da dire, perché è anche un valore di attualità questo? Sicuramente. E quelle che ancora esistono, che sono sopravvissute ai secoli, ma anche quelle che sono scomparse. Ecco, io frequento gli archivi, quindi la ricerca prima di tutto, cercare, studiare non è mai tempo perso, poi ci si ragiona sopra, ognuno con le proprie competenze. Un nutrito programma accompagnerà per un anno numerose iniziative celebrative di questo quarto centenario della Chiesa di San Francesco della Pace, programma che coinvolgerà numerosi soggetti che attraverso i linguaggi dell'arte, della musica, del teatro e della cultura onorerà questo percorso, fin da settembre quando qui saranno accolti i pellegrini in arrivo da Assisi per la tre giorni ormai consueta di pellegrinaggio e quando si svolgeranno uno spettacolo teatrale all'emiciclo di Sant'Ubaldo e uno di danza al chiostro di Palazzo Ducale, previsto anche un concorso di Scultura e ceramica aperto alle scuole sul tema della Chiesetta, e ad ottobre la proiezione al centro Servizi Santo Spirito dello storico film di Franco Zeffirelli, Fratello Sole, Sorella Luna. Non mancheranno altri momenti di approfondimento culturale a cura del professor Bruno Cenni, dello stesso padre Luigi Marioli e di Don Stefano Bocciolesi, così come non mancherà un'iniziativa per sottolineare il profondo legame tra la Chiesetta dei Muratori e la Festa dei Ceri, ancora a cura di Fabrizio Cece. Tanti temi che questo piccolo tempio cittadino riassume a sottolineare una storia, quella dell'arte muraria, che è tradizione, appartenenza, ma anche attualità e futuro per questa comunità. Si può dire essere più che fare, essere muratori a Gubbio è un'altra cosa, con questa storia, con questa tradizione. Guarda, io credo di sì, ma non per il rinvanto, io vedo anche nelle città intorno, no? ancora Gubbio cioè, è forte. Eh, e, e va difesa l'appartenenza anche delle famiglie, dei giovani all'arte, no? al tramandarsi il mestiere da padre in figlio, cose che magari nelle città eh, si sta quasi scomparsa, diciamo, è messo come un lavoro di serie B probabilmente. Io invece credo che, specialmente se si va a intervenire su edifici storici, monumentali, sui restauri, eh, è un lavoro che darà, dà una soddisfazione un amore viscerale. io questo eh, sono stati bravi nei secoli a far, tra, a far passare questo messaggio e ho detto, questo tramandarsi da generazioni e generazione nelle famiglie tra padre e figlio è stato l'arma vincente per questo punto di vista.